amici ma soprattutto amiche di Nenor Sampdoria, citazione del signor Carlo della Jalapas Band che così iniziava Mai dire gol. Abbiamo perso 3-1 a Bologna, sono meno infastidito e sto rosicando meno del pareggio con il Cagliari. La Sampdoria ha giocato una discreta partita, la prestazione che tante volte non ci convince questa volta c'è stata per buoni tratti del match, evidentemente però qualcosa è mancato. Poteva svoltare la partita con il palo di Torsby dopo 3 minuti e invece siamo stati poco attenti e poco decisi nei momenti, nei dettagli, e soprattutto è sotto processo la nostra difesa. Io allargherei la questione alla fase difensiva. Perché? Perché la Sampdoria ha scelto, Ranieri ha scelto di aggredire il Bologna per tutta la partita, alto, disturbandolo dall'inizio dell'azione, ed è stata una scelta coraggiosa, apprezzabile, che ha portato buoni frutti. Però se vai a pressare alto, e l'emblema di questa strategia era Torsby, sempre molto in pressione sulla difesa del Bologna, però lo fai male se ti saltano quella prima linea di pressione, poi la tua difesa rimane scoperta, esposta a giocatori molto forti nell'uno contro uno, Barro e Palacio, che ve lo dico a fare. Quindi niente, torniamo a casa per l'ennesima volta da Bologna senza punti, con le pive nel sacco, e al di là della prestazione che riconosciamo, almeno io riconosco alla squadra, non possiamo essere contenti e soddisfatti, perché i punti e le vittorie nel girone di ritorno scarseggiano e bisogna farli, perché non siamo ancora salvi, non c'è ancora da preoccuparsi per il momento, però bisogna anche darsi una mossa a pagelle, iniziando da Audero, che ha festeggiato poco le sue 100 presenze con la maglia della Samp, non ha potuto fare nulla sui gol, non gli do colpe, ha provato ed è riuscito anche a limitare e evitare che il passivo diventasse più pesante. Passiamo a questa tanto, cosa ho detto, discussa difesa, partendo da Bartosz Berezinski, che ha iniziato da terzino destro, ha concluso da centrale della linea 4, credo quasi un inedito per lui, 5,5 per il polacco, che ha trovato il suo primo gol in blu cerchiato contro il Cagliari settimana scorsa, è coinvolto nel gol dell'1-0, è lui che dovrebbe marcare Barro, è lui che con Barro palleggia e ha questo rimpallo insieme anche a Torsby, molto sfortunato per la Samp, che spalanca l'area a Barro, che poi fa l'assist per Svanberg, non ha il 100% delle colpe, però è coinvolto. Migliora, piano piano si affina l'intesa con Candreva sulla fascia destra, penso che per giugno-luglio saranno perfettamente sincronizzati, quando però servirà poco. Centrali, Yoshida e Ferrari. Allora, Yoshida e Ferrari, 5,5 tutti e due. Yoshida, quando nel post partito ho sentito Ranieri parlare di squadra poco cattiva, poco smaliziata, troppo pulita, troppo pura, rispetto invece agli avversari che quando ci giochiamo contro ci stanno col fiato sul collo, ci mordono, soprattutto i difensori avversari sui nostri attaccanti. Ecco, secondo me il riferimento, o almeno io l'ho colto, soprattutto verso giocatori come Yoshida, che è appunto molto molto elegante nelle chiusure, anche oggi ci ha fatto vedere cose discrete da questo punto di vista, però gli manca un po' di cattiveria, quella che ha Tonelli, per intenderci, ecco, Tonelli che oggi non ha giocato. 5,5 anche per Ferrari. Se Yoshida non aveva spesso un avversario diretto come riferimento, ma doveva un po' capire il momento e valutare su chi andare, invece Ferrari era puntato praticamente sempre da Palacio, che o gli partiva incontro palla al piede, o lo portava fuori sull'esterno, o gli scappava alle spalle, insomma un maestro nel fare queste cose, l'ex giocatore dell'Inter, e Ferrari l'ha contenuto per buona parte della partita, però sul gol dell'1-0 un po' di sfortuna, un po' di leggerezza nel contrasto, è frittata, servita. L'unico a salvarsi nella retroguardia è Tommy Augello, che celebra il suo girone consecutivo di partite in campo da titolare, confeziona il classico assist per il gol di Quagliarella, e non diamolo per scontato, perché è tanta roba, i cross di Tommaso Augello sono deliziosi. Difensivamente soffre, ma vale per lui il discorso fatto per tutta la difesa, secondo me. Passiamo al centrocampo, dove Antonio Candreva divide sempre, ed è secondo me il tema di discussione principale all'interno dei tifosi della Sampdoria, perché c'è chi dice che è un pasticcione che non sa mai, non azzecca mai quando è il momento giusto per crossare, c'è invece chi dice che però è uno dei pochi che si prende le iniziative. Io sono
più leggermente sbilanciato verso il secondo partito, ma insomma, anche oggi abbiamo visto tutto il campionario di Candreva che è partito largo a destra, poi ha scorazzato un po' per il campo, ha finito nel 4-4-2 o 4-2-4, addirittura da esterno a sinistra. Secondo me vale un 6 la prestazione di Antonio Candreva, così come 6 quella di Ekdal, che a me piace sempre davanti alla difesa. Oggi anche lui aveva il compito di fare da buttafuori davanti ai nostri 4 della terza linea, l'ha fatto discretamente, si è anche provato a proiettare in area di rigore senza però trovare il guizzo per il gol che avrebbe riaperto il risultato. Un po' sottotono Torsby, secondo me 5,5. Anche quel rientro sul gol del 2-1, tra l'altro il gol del 2-1 è stato quello che ha deciso la partita, perché avevamo appena pareggiato, la potevamo girare psicologicamente. E Torsby è stato sfortunato, però appunto emblematico di come Torsby sia sempre costretto a sdoppiarsi in queste due fasi, andare a saltare sui palloni alti, insomma cose che abbiamo detto un sacco di volte in queste pagelle. E comunque secondo me da 5 e mezzo non gli è mancato qualcosina e non mi è piaciuto Yanto, che quando la Sampdoria deve fare la partita, deve manovrare e invece non aspetta, bassa per poi correre in profondità, è un pesce fuor d'acqua. Secondo me, quindi 5 per il cieco, 5,5 per Damsgaard, che si è tirato in porta bene ultimamente. Nel girone di ritorno ci sta mostrando anche come sa discretamente andare con il destro verso i pali. Ha calciato praticamente da fermo, costringendo Skorupski a una bella parata. Anzi, no, mi sa che quel tiro è uscito, mi sto confondendo, scusatemi, è l'età. Ha provato i suoi proverbiali dribbling, ha funzionato discretamente la catena di sinistra con Yankto e Augello, però non ha fatto la differenza come ormai siamo abituati a vedergli fare. Bene Quagliarella invece, secondo me, che nel girone di ritorno sta giocando delle buone partite. Quando la squadra si attacca coralmente, lui ha un po' di soluzioni, sa come gestire il pallone, lo vedo pimpante. E soprattutto è andato in gol con una soluzione non banale. Mi è piaciuto in telecronaca, credo, Dario Mastroianni di DAZN, che ha detto che ha usato il piede destro e la gamba destra come una racchetta, nel senso che non ha caricato il destro, ma l'ha soltanto estesa per andare a impattare il cross di Augello. Bel gesto tecnico di Fabio Quagliarella. Sono entrati Gaston Ramirez, ammonito, ci mancherebbe altro. 6 comunque per l'Uruguayo, che ha provato a fare la differenza con i dribbling, i cross, non gli è riuscito niente di particolarmente incisivo, ma lo spirito era quello giusto. Do 6 anche a Gabbiadini per lo stesso discorso, anche se lui ha inciso ancora un pochino meno. Do 6 con grande felicità, forse è la nota migliore della giornata, è la partita da terzino destro nell'ultimo quarto di gara di Medinelli, che rispetto a Berezinski è sicuramente uno che è capace di dare più spinta. È andato sul fondo per crossare. Secondo me Ranieri fa bene a provarlo lì. A centrocampo no, abbiamo visto che non è cosa, probabilmente. Da terzino destro, perché no? Manca mister Ranieri. Difficile ogni volta dare il voto, perché facciamo così: io gli do 6 perché, se con il Cagliari l'avevo sentito troppo silente dalla panchina, soprattutto nel primo tempo in cui sentivo solo Semplici e Ranieri no, e la squadra aveva bisogno di essere guidata perché ci stava capendo poco, oggi mi è piaciuto, al di là dell'approccio alla partita che è stato giusto, mi è piaciuto il fatto che abbia continuato a dirigere, incitare, spronare i suoi anche al 93esimo, quando la partita ormai era più che andata. Segnale importante, perché adesso la cosa difficile, il compito di Ranieri è tenere sulla corda psicologicamente questa squadra, che tra pochi stimoli e risultati che non stanno arrivando rischia di abbattersi moralmente in modo molto pericoloso. Quindi mi raccomando, mister, teniamoli su sti ragazzi, perché comunque quei 6, 7, 8 punti bisogna ancora farli e vanno fatti in un modo o nell'altro, a cominciare da Sampdoria-Torino di domenica prossima, nel primo giorno di primavera. Aspetto i vostri commenti qui sotto, ditemi chi è stato secondo voi il migliore in campo. Chiudo, se no Piero si preoccupa, dicendovi ciao.